nostro intento quando studiamo Torah è di connettere la nostra anima a Dio, di mettere in pratica e di portare la redenzione. Shalom a tutti. L'altro rabbi aveva parlato precedentemente che il Benoni è uno che non ha fatto nessun peccato, neanche mancato, neanche un peccato di omissione, cioè vuol dire che ha mancato la possibilità di eseguire una mitzvah tipo quella di studiare la Torah, aveva un minuto libero, subito studiare la Torah con un minuto, non perde niente. Adesso la Torah dice, noi vediamo in altri parti, tipo il Maimonide e altri luoghi, che si parla che uno che ha pochi peccati è un tzaddik, e uno che ha 50, metà peccati, metà meriti, è un benoni. E dunque, quello che vediamo in generale, che metà metà si chiama un benoni e maggior parte dei meriti si chiama tzaddik, questo non è il termine reale definitivo, ma un termine prestato. Quando si parla di punizione e ricompensa, si giudica la persona secondo la maggior parte delle sue azioni. Per cui se una persona è prevalentemente buona, tutta la sua vita si è comportata bene, ha fatto qualche peccato, allora si toglie, si scaricano i peccati e si vede se il suo giudizio è positivo o negativo. Sapete dire, si valutano i peccati, si valutano le buone azioni, se ci sono più buone azioni che peccati, allora lui si chiama uno che vince la sua causa, che è tzaddik, ma non tzaddik essenzialmente, tzaddik bedino, tzaddik nella sua causa. Però, quando noi parliamo del vero nome, un vero nome definitivo, essenziale, che descrive l'essenza della persona, allora il livello di tzaddik e benoni è tutta un'altra cosa. Quando si parla di valutare complessivamente se la persona si merita un castigo o una ricompensa, allora si può dire che lui è giusto nel suo giudizio e dunque non riceve una punizione perché ha più meriti, oppure un buon medio. Ma quando parliamo essenzialmente dello tzaddik e del benoni è tutta un'altra cosa. Dicono i saggi, tzadikim, yetzotov shotam, i tzadikim sono governati soltanto dal loro animo positivo. Come dice Re Davide nei Salmi, velibi chadal bekirbi, il mio cuore è vuoto dentro di me. Spiega il Talmud, cosa vuol dire che il mio cuore è vuoto dentro di me? Che non aveva un yetzer hara, un'inclinazione negativa, perché l'ha ucciso tramite i suoi digiuni. Dunque, Re Davide ha fatto una teshuvah tale, un pentimento, un ritorno a Dio così forte, che ha eliminato il suo yetzara, la sua inclinazione negativa, e dunque il suo cuore era vuoto dentro di lui. Però, chiunque non è ancora arrivato a questo livello, anche se lui ha tanti meriti, molto più meriti, pochissimi peccati, però non è per niente uno tzaddik, non è per niente uno giusto. Un giusto è uno non a livello di azioni, ma a livello di cuore, che il suo cuore è pulito, che non c'è nulla di male nel suo cuore, nessun desiderio negativo, perché ha eliminato male il suo cuore. Per questo dicono i saggi nel Midrash, ha visto Dio che i tzadikim sono pochi, e allora cosa ha fatto Dio? Ha preso e ne ha piantati uno in ogni generazione, che ci sia almeno uno in ogni generazione, come c'è scritto nel versetto, Tzadik e Sodam. Il tzaddik è la base del mondo, le fondamenta del mondo sono lo tzaddik. Tutto il mondo vive e esiste per merito dello tzaddik. E dunque fare sì che ci sia almeno uno tzaddik in ogni generazione, Dio li ha spalmati su tutte le generazioni, che non vengono tutti in una generazione tipo di Mosè o di Abramo, eccetera, ma che ci sia almeno uno in ogni generazione, perché il livello di tzaddik è così alto che ce ne sono pochi. E dunque, per comprendere questo concetto di cos'è tzaddik, cos'è il giusto, cos'è rasha, cos'è il malvagio, e cos'è il benoni, cos'è l'uomo medio, dobbiamo introdurre un altro concetto,
Pe comprende questo secondo quello che scrive Rabbi Chaim Vital nel portone della Kedusha e in Etz Chaim, portone 50, secondo capitolo. Rabbi Chaim Vital scrive che ogni singolo ebreo, che sia un giusto o un malvagio, ha due anime, come c'è scritto nel versetto Veneshamot Aniasiti. Io ho fatto anime al plurale. Queste sono due anime, una anima dalla parte della Kelipa. La Kelipa significa letteralmente buccia e si riferisce alle forze negative. E dunque, una anima viene dalla parte della Kelipa e la Sitra Acha. Sitra Acha significa l'altro lato. Cosa significa l'altro lato? L'altro lato che non è il lato della Kedusha, della santità, ma è un lato che si oppone ad essa. E questa anima animale, questa anima che deriva dalla clipa, essa si investe nel sangue dell'uomo per far vivere il corpo, come c'è scritto nel versetto che l'anima della carne è nel sangue, e da questa anima derivano tutti i sentimenti negativi che derivano dai quattro elementi negativi che ci sono in essa. Quattro elementi sono fuoco, aria, acqua, terra. E da questi quattro elementi che ci sono sia nel positivo che nel negativo, ma siccome stiamo parlando dell'anima animale, derivano i sentimenti negativi dell'anima animale. E dunque la rabbia e la supremazia deriva dalla base del fuoco, che si eleva su. Come il fuoco si eleva su, così anche la rabbia, ti fa sentire, oh, io sono grande, speciale, intelligente, così via. E poi il desiderio e dei piaceri, questo deriva dalla base dell'acqua, perché l'acqua fa crescere tutti i desideri. Tutto il cibo cresce con l'acqua, tutti gli sport sono legati all'acqua. E frivolezza, pagliacciate, vanità, altre cose, parole a vanvera così, queste derivano dalla base del vento, dell'elemento del vento, che come il vento è una sostanza, anche queste cose non hanno sostanza. La pigrizia e la tristezza derivano dall'elemento della terra, come la terra è pesante, anche la pigrizia e la tristezza ti portano pesantezza, e è difficilissimo muovere le persone che sono depresse. Però questa anima animale, anche se deriva dalle forze negative della Kelipa, c'è anche un poco di bene. E anche i sentimenti buoni che ci sono in natura in ogni ebreo, come la misericordia, la voglia di aiutare il prossimo, anche questi sentimenti derivano dall'anima animale, perché dagli ebrei questa anima qui, anche se deriva dalla Kelipa, deriva da Klipat Noga. Ci sono quattro Klipot, quattro forze negative, tre forze totalmente impure, poi c'è la quarta forza che è bene e male mischiata assieme, prevalentemente male e un poco di bene. E dunque l'anima animale di un ebreo deriva dalla quarta Klipa, da Klipat Noga, che c'è anche un poco di bene, e dunque di natura c'è anche questo sentimento di misericordia, di voler aiutare il prossimo, eccetera. E questo è dunque, questa anima animale deriva dunque dall'albero del bene e del male, vuol dire che bene e male sono mischiati assieme. Invece le anime degli idolatri, queste anime derivano dalle forze, tre forze totalmente negative, che non c'è nulla di buono. E come c'è scritto questo concetto in Etz Chaim, portone 49, capitolo 3, e tutto il bene che fanno i popoli idolatri lo fanno per loro stessi, e come c'è scritto in Talmud versetto, e la bontà degli idolatri è peccato, che tutta la giustizia, la bontà che fanno, la fanno solo per vantarsi. Sapete che una persona può aiutare il prossimo e a tutti piace aiutare il prossimo, però
ci sono due persone. Pensiamo che uno esce di casa ogni mattina, passa vicino al bar e c'è lì un poveraccio che chiede l'elemosina. Allora lui ogni mattina gli dà una monetina, gli dà un euro e poi va a bere il caffè. Adesso mettiamo che una mattina il povero non c'è più. Una persona può sentirsi: wow, che bello, il povero ha trovato un lavoro, non ha più bisogno del mio euro, sono contento per lui. Un'altra persona può sentirsi: aia, mi dispiace che non c'è più, mi faceva sentire così bene aiutare il prossimo. Dopo mi bevevo caffè e godevo molto di più. Ah, io sono una persona brava. E dunque, ognuno di noi è capace di aiutare il prossimo. Poi dobbiamo esaminare se aiutiamo il prossimo come un idolatra, dunque soltanto perché fa comodo a me, magari mi piace spiritualmente, mi fa stare bene psicologicamente e così via, oppure lo faccio veramente per aiutare il prossimo, senza alcun interesse, senza alcun ego. E chi ha la capacità di fare questo e non lo fa è molto grave. Chi non ha capacità di farlo può farlo solo con ego. Vabbè, questa è la tua capacità, fai questo tuo massimo, non c'è problema. Ma chi ha la capacità di aiutare il prossimo mettendo il suo ego da parte deve farlo, è obbligato, per cui è un'arma a doppio taglio. Shalom a tutti.